un immenso onore a nome di tutti che con noi stamattina è Henry De Luca. Quando nel 2008 contro di noi su queste strade c'era la polizia di Berlusconi, c'era la violenza verbale e spesso non solo di Guido Bertolaso, quando con grande tenacia e determinazione abbiamo cominciato un percorso su questo territorio di difesa del territorio, dell'ambiente, di difesa della democrazia e di costruzione di una nuova democrazia, ci fu una persona tra tante voci che ci definivano come dei criminali, degli esagitati, dei camorristi, e disse che questa era la libera Repubblica di Chiaiano. Quella persona era Henry De Luca. Ancora stamattina su Repubblica ha avuto delle parole importanti per questa esperienza che abbiamo costruito in questi anni. Questo è il nostro primo maggio, il primo maggio, scusate il gioco di parole, con la discarica chiusa. Una discarica che è stata chiusa grazie alla determinazione e alla lotta lunga 4 anni di uomini e donne di Chiaiano, Marano e Mugnano, che non si sono fermati a questo territorio, a questa lotta, ma hanno incontrato tanti sul loro percorso, gli studenti delle università in lotta, gli operai della FIOM, i precari, le altre comunità in lotta contro il piano rifiuti, fino a quelli di Quarto che sono qua vicino e che quotidianamente seguiamo e partecipiamo alle loro manifestazioni e alle loro mobilitazioni. Noi ci siamo sforzati di costruire una piccola comunità resistente, una comunità fatta di uomini e donne libere e liberi, di uomini e donne determinati, irriducibili e invendibili. Abbiamo dato un piccolo contributo in tempi in cui la democrazia è uno spazio sempre più ristretto e astratto, in cui c'è sempre più il peso delle banche, della finanza, che commissariano lo spazio della politica. Noi abbiamo provato a costruire un piccolo esempio di democrazia, ma è grazie a gente come Henry De Luca e come tanti altri che c'è ancora la speranza che questi esempi in giro per l'Italia possano mettersi insieme e costruire una nuova idea di democrazia. Noi ringraziamo Henry non solo perché è qui con noi oggi, ma per quello che dice tutti i giorni, per quello che scrive, per quello che dice in televisione, perché è parte di un processo collettivo più grande, di un movimento più grande di difesa della democrazia in questo paese. Grazie a Henry De Luca. Allora intanto grazie dell'invito, grazie dell'accoglienza e grazie dell'onore che mi fate in questo vostro primo maggio senza discarica. È un risultato, un traguardo che condivido con voi e che mi fa piacere particolarmente condividere qui fisicamente. 6 giorni fa abbiamo celebrato la festa del 25 aprile. È una festa che viene detta festa della liberazione, festa della resistenza. Io ci faccio differenza fra queste due cose. La liberazione è avvenuta in questo paese perché degli eserciti hanno rovesciato il regime nemico che avevano davanti. Eserciti stranieri hanno liberato questo nostro paese dalla tirannia di 20 anni e dalla guerra sballata in cui quella tirannia si era cacciata. La liberazione è stata come un dono che abbiamo ricevuto alla fine delle tribolazioni della guerra. Non è dipeso da noi. La resistenza invece sì. Una piccola parte di italiani, piccola, poche decine di migliaia alla fine si contano, hanno resistito militarmente, armi alla mano, in pugno, nella lotta armata clandestina contro la tirannia di questo paese. Quelle poche decine di migliaia hanno riscattato l'onore di un intero popolo e su quella piccola parte di italiani si è fondato il patto immediatamente successivo alla guerra, il patto di una nuova cittadinanza, scritto nei caratteri della Costituzione. La Costituzione non è un elenco di articoli di legge, ma è un patto, un'alleanza che fonda
un popolo nuovo. Un popolo nuovo accetta, accoglie quell'alleanza tanto quanto gli ebrei sotto al Sinai si sono accollati la legge che gli veniva proposta. Lì sono diventati popolo loro, noi siamo diventati popolo in seguito alla resistenza, quella piccola frazione di resistenza e alla scrittura di quella carta costituzionale. Allora io ci tengo di più per quello che riguarda il 25 aprile e anche tutti gli altri giorni dell'anno a parlare di resistenze, di modi di resistere. A cosa? A una riduzione dello spazio di libertà e di dignità delle persone. La libertà, che pure sta scritta dentro quella Costituzione, non è una garanzia assegnata una volta per tutte. La libertà è un campo aperto dentro il quale si svolge l'urto e la contrattazione tra chi lo vuole ridurre e chi non se lo vuol fare ridurre, anzi vuole allargarlo. Succede continuamente questa lotta tra l'oppressione, tra chi vuole ridurre degli spazi e chi li vuole conservare e aumentare. La libertà, dal mio punto di vista di lettore, ecco, di quelle storie sacre, è proprio quando quegli ebrei si trovano nel deserto. Nel deserto, sapendo dove andranno, sapendo solo che si dovranno accampare quella notte in un posto, poi si accamperanno in un altro posto. Se uno segue le tappe di Israele nel deserto, sono le tappe di un ubriaco che non trova la via di casa. È tutto uno zig zag, ma così è la libertà. La libertà è un continuo bisogno di inventare giorno per giorno la mossa utile, il passaggio utile. La resistenza dunque è questo, resistenza alle avversità che si hanno intorno, resistenza alla oppressione del deserto, allo spavento che il deserto ti produce intorno, il deserto di una unanimità, di silenzio, di stampa, di oppressione, che fa passare i tuoi diritti per delle facoltà, delle cose facoltative che possono essere soppresse, eliminate in ogni momento, insomma, ridotte. Allora, la resistenza che si fece allora era una resistenza per fondare un mondo nuovo, una resistenza contro quella tirannia e per immaginare un futuro nuovo, di dopoguerra. Le resistenze che ci sono adesso sono diverse, non riescono ancora a immaginare un mondo nuovo, ma resistono contro la riduzione in schiavitù, in servitù di un territorio. Esiste la resistenza di quelli come voi, come di quelli della Valle di Susa. Cercano di ridurre in schiavitù un territorio, di ridurre dei cittadini a sudditi che devono subire le prepotenze di uno Stato che così si comporta nei confronti dei suoi cittadini. Non sono più cittadini e esiste una unità di comando che permette a queste prepotenze di avere l'unanimità del racconto pubblico, delle fonti pubbliche di informazione. Sono all'unanimità, così come sono all'unanimità quelle forze politiche che sostengono senza criterio e solo per minuscoli interessi di cricca, sostengono i loro affari addosso a delle popolazioni. Allora, quello che si è svolta qui in questi 4 anni è stata una lotta di sacrosanta legittima difesa. Legittima difesa della propria salute, prima di tutto, ma legittima difesa della propria dignità, di comunità. Ecco che sotto quella oppressione c'è la possibilità di che le fibre disperse di un luogo, di una popolazione, si stringano a fare comunità, si stringano e diventano forze di compatte che non lasciano passare, che non permettono la umiliazione, la soffocazione, il silenzio, e che pagano caro questa loro resistenza
ma in questo caso alla fine la spuntano pure. Continuamente intorno a me io vedo riduzione di spazi di libertà, continuamente vedo questa aggressione alla nostra vita comune. Ultimamente ho visto due extracomunitari espulsi dal nostro paese con dei fili di plastica legati ai polsi e un paio di bende del nastro da imballaggio sparato sopra la bocca in fondo a un aereo di linea che li rispediva a sud, verso un qualunque sud. Sono stato qualche anno fa a visitare un centro di detenzione, tortura e eliminazione fisica in Argentina, nella città di Cordova. Sono stato a visitare uno di questi ex centri. Uno di loro, uno dei superstiti, diceva che erano costretti a stare sdraiati per terra in un camerone a centinaia per volta, senza poter parlare e con la benda sugli occhi. Quella benda per lui era diventata una forma del suo corpo, una parte del suo corpo. Ha riconosciuto quel posto attraverso il pavimento. Quei due, spediti lontano, rispediti in quel modo con la benda, mi hanno riportato a quel posto in cui venivano cancellate le dignità delle persone. Quei rapiti venivano chiamati pacchetti, pacchettes. E cos'altro sono? Due, imballati con le mani legate e con il nastro da imballaggio sopra la bocca. Continuamente intorno a noi succedono queste erosioni e queste offese alla dignità di un popolo e delle persone. Abbiamo intorno a noi sparsi in Italia i centri di identificazione e di espulsione, sono dei campi di concentramento per stranieri che non hanno commesso alcun reato. Noi li sopportiamo, partecipiamo a spedizioni militari infelici e sballate in giro per il mondo e le chiamiamo anche spedizioni di pace. Continuamente viene erosa questa appartenenza a un popolo attraverso la sua costituzione, attraverso quella carta scritta. Allora quello che fate voi qui non è semplicemente una lotta di resistenza, ma è una lotta di contagio a difesa di quegli articoli della Costituzione che vengono continuamente violati. Voi siete qui, come altrove, in tutti i posti di resistenza, delle energie che respingono l'aggressione e rendono possibile il contagio in altre parti d'Italia, in altri posti, ovunque si cerca di resistere. Allora abbiamo una situazione in cui ci dicono che quelli che sono contro questa classe politica è antipolitica. È vero il contrario, è vero che questa classe dirigente ha rovesciato in opposto quello che è il servizio della politica per la comunità. Hanno trasformato quel loro servizio in privilegio, arricchimenti personali, impunità. Quella classe politica ha maturato, ha fatto esattamente il contrario di quello che è umiliato, la parola politica. Questa è la politica, quella che viene dal basso, quella che si forma dal basso e che lega le persone. Questa è la unica espressione degna della parola politica. Allora, vi voglio salutare semplicemente con un verso di un poeta che ho conosciuto a 18 anni, leggendo le sue poesie. Si chiama Pablo Neruda. Un poeta che scrive un grande poema sul suo Cile, il Canto Generale del Cile, alla fine del quale Neruda dice: io non sono venuto qui per risolvere niente, sono venuto solo per cantare e per farti cantare con me. Ecco, io credo che
la possibilità del canto, di poter cantare insieme, sia il miglior contagio possibile per il resto di questo nostro paese. Questo è il vostro, non solo la vostra resistenza, ma la vostra canzone, e questa canzone funzionerà, vincerà Sanremo. Erede Luca.